Siamo a cene con Don Guido e con una nuova esperienza legata all'inverno e legata alla chiesa parrocchiale. Che cosa succede oggi qui? Oggi 8 dicembre 2016 è una data importante per noi di cene perché inauguriamo i lavori di ristrutturazione della chiesa che hanno riguardato le facciate, il campanile, il tetto, insomma ne aveva bisogno perché da tanto richiedeva questo intervento. E Don Camillo in questi ultimi due anni insieme ad alcuni suoi collaboratori, in particolare con i confratelli e le consorelle Santissimo Sacramento qui di cene, sono riusciti in questo progetto così importante, così grande. E il contorno è quello del magico e santo Natale a cene, perché quest'anno ovviamente si è voluto un po' riavvicinare la festa al contesto religioso. Esatto, era nata così i tempi dei tempi e poi voglio dire si parla di Natale e tutti a Natale pensano alla nascita di Gesù. È ovvio che poi c'è tutto anche un corredo esterno, bancarelle, iniziative e quant'altro, ma senza la nascita di Gesù, insomma, tutto il resto crolla. E la parrocchia, da quando sono arrivato, ho cominciato a chiedere come si svolgeva, cosa c'era di immediato qui a cene. Avevo sentito già parlare questo magico Natale, portato avanti sempre bene negli anni passati, però era un po' in declino. Allora ho detto, dai che ripartiamo come parrocchia, organizzato come parrocchia. Chi era dentro prima, diversi di questi mi stanno aiutando e stiamo facendo cose belle anche quest'anno, un po' più ridimensionate, però chi viene alla pista di pattinaggio, al nostro bellissimo maso dove si può mangiare cibi particolari, buoni. Abbiamo i nostri alpini che stanno facendo caldaroste, l'avis con il vin brûlé e tante altre iniziative, insomma, ecco. Quindi tutti insieme attorno al Natale e anche con una finalità benefica, cioè la raccolta fondi andrà proprio a favore della parrocchia. Sì, sì, perché evidentemente questo lavoro di ristrutturazione, di restauro è costato un bel po' di soldini, è stato portato e terminato in tempo, diciamo così, record, però adesso vorrei dire in tempo record dovremmo anche cercare di riuscire a saldare evidentemente gli ultimi debiti, gli ultimi soldi che ci sono rimasti.